Questa è la mia cameretta. Mi ci hanno rinchiuso tanto tempo fa. Questo è un documentario che prende spunto dalla storia di Sant'Agata e dalla violenza che Sant'Agata ha subito, appunto. Ricordiamo, Sant'Agata era una ragazzina che non ha voluto sposare il suo usurpatore e quindi è stata martirizzata, è stata abusata e hanno tagliato i seni. È la 17ª ricorrenza secolare del martirio di Sant'Agata. Vestiti del bianco saio della patrona, i ragazzi tendono i cordoni. Quindi per Bernadette, che è la regista del nostro documentario, diventa un simbolo ovviamente della lotta contro la violenza sulle donne. Ci sono tante donne che arrivano qui e quando arrivano qui non è la prima volta. Spesso tante donne vengono anche colpite al volto, non soltanto le donne, ma anche tanti uomini. Coltelli, asce. Lei è una femminista ad litteram, diciamo, e diventa il simbolo di questa lotta che tutt'oggi ancora continuiamo, insomma. Io sono stanca di fare la santa. Nelle scuole non viene portata questa storia, la vera storia di Sant'Agata, l'esportazione del seno con delle tenaglie, che non è da poco. Perché è significata per non cedere alle brutalità di quest'uomo. Da quella violenza psicologica che ti massacra dentro. È lo specchio della nostra città, del nostro mondo. Se tu pensi a Sant'Agata, puoi avere anche la speranza che qualcosa possa cambiare. Da catanese non potevo dire di no a questa cosa, dare voce a Sant'Agata subito, ho detto. Ma il lavoro molto bello che c'è stato con Bernadette è stato proprio di scrittura del testo, perché mentre stavamo lì a dare voce a questo personaggio, a questa santa, nello stesso tempo c'erano tante cose da sistemare, da aggiustare, che ho fatto mie, lei ha accettato molto la mia catanesità, l'accento e qualche parola in dialetto, insomma. Agata.